benvenuti sul mio canale, io sono il vostro Ivan PLZ e come sempre sono qua per parlarvi di Trash. Il canale ha finalmente compiuto 4 anni, ci stiamo avvicinando alla soglia dei 1000 iscritti. Spero di riguardare questo video tra poco e appunto scoprire che in realtà siamo arrivati a quella soglia tanto attesa. In questo tempo abbiamo parlato sempre appunto di cult B-movie, ovvero film ritenuti dalla critica immondizia, ma che in realtà sono dei piccoli tesori se appunto legati alla loro produzione e al contesto sociale, andando anche più a fondo in quella che è la loro storia, ma anche le sceneggiature, i soggetti che compongono queste pellicole. Dopo 4 anni ho deciso di aprire finalmente una nuova rubrica dedicata al mondo delle nuvolette. Se mi seguite su Instagram sapete benissimo che il mio lavoro è quello di occuparmi in ambito editoriale di fumetti, sia nello scriverli, sia nel appunto redare dei redazionali che ne parlano, soprattutto di fumetto d'antan del secolo scorso. E in questo video ho deciso di coinvolgere due nuovi elementi. Questa nuova rubrica, che si chiama Manifesto del Fumetto Trash, e già di per sé racconta tanto il titolo, sarà molto simile a Manifesto del Cinema Trash, soltanto che andremo a parlare di quei fumetti bisbocciati o misconosciuti usciti nel corso degli anni. E unitamente a questo, il primo video sarà anche un tributo al primissimo video di questo canale, più nello specifico della primissima playlist di questo canale, ovvero il Manifesto del Cinema Trash. Infatti, il 4 marzo del 2021 usciva il video dedicato a Pierino, un video dei più lunghi del mio canale dove andavo ad analizzare tutta la saga di Pierino e tutti i vari spin-off adesso riguardanti. Quindi per riprendere un po' questo video, ma per non fare semplicemente un video sugli apocrifi di Pierino, ho deciso di regalarvi qualcosa di nuovo. Quindi per Manifesto del Fumetto Trash oggi parliamo del fumetto di Pierino, uscito nel 1982 per la casa editrice Edifumetto. Facciamo prima un piccolissimo recap per tutti coloro che non hanno mai visto il mio video di Pierino, che comunque vi linko qua sopra e vi consiglio di guardare se siete appassionati di commedia sexy o barzelletta movie. Il primissimo film di Pierino, ovvero Pierino contro tutti, con il suo seguito Pierino colpisce ancora, escono rispettivamente il 1981 e il 1982 per la regia di Marino Girolami, un regista di cui abbiamo parlato abbondantemente, che ha diretto, tra le altre cose, Zombie Holocaust, film epocale, padre tra l'altro di Enzo G. Castellari, altro regista di cui abbiamo anche fatto un'intervista, adesso non mi ci metto troppo, Marino Girolami, personalità assolutamente simpatica e carismatica, che decide, munendosi di questo libro di barzellette, di creare un film sulla barzelletta e soprattutto su Pierino, personaggio che nel corso degli anni è assolutamente nodale, soprattutto in ambito barzellettistico e di storie anche per bambini. Questi qui però non sono gli unici due film in cui Alvaro Vitali, che impersona per l'appunto il protagonista, si vedrà all'opera. Un altro esce già nel 1981, quindi appena dopo il primissimo film di Marino Girolami e prima del secondo film dello stesso regista, mi riferisco a Pierino, medico della Saub, diretto da Giuliano Carnimeo. Nel 1990 arriva poi il terzo film che riprende la saga di Marino Girolami, senza però il regista che nel frattempo è, ahimè, deceduto, e abbiamo quindi Pierino torna a scuola, diretto questa volta da Mariano Laurenti, regista che ha fatto anche tantissima commedia sexy. Nel 92 c'è poi il misterioso, in quanto praticamente nessuno se non i diretti coinvolti l'hanno visto, Pierino Stecchino, un film andato completamente perso, benché sia stato tutto girato. Ora, con queste solidissime basi, in una scuola media alla periferia di una città che potrebbe anche essere la vostra, come recita la prima didascalia della prima pagina del fumetto di Edifumetto, intitolato per l'appunto Pierino Viva la Foca, conosciamo Pierino Membrino, protagonista di questa saga fumettistica in 55 episodi usciti dal marzo 1982 al 1986. Il fumetto si rifà in maniera quasi pedissequa alla saga inaugurata da Marino Girolami. Pierino Membrino è questo ragazzo, in realtà adulto, grande, che frequenta ancora le scuole medie e che all'interno di essa si trova a fare scherzi ferocissimi e a interpretare barzellette e battute che vanno dalle più puerili e scontate fino ad arrivare al trivialismo e alle battute scatologiche che hanno reso grande il Pierino cinematografico. Il fumetto ha al suo interno tutta una serie di piccoli richiami molto gustosi e interessanti alla saga del Pierino cinematografico.
e anche altri elementi che non fanno parte strettamente del pierino cinematografico, ma più in senso lato alla commedia sexy all'italiana degli anni 70-80. La primissima tavola del fumetto è programmatica in tal senso, perché nella stessa vediamo il preside della scuola e la maestra, diciamo, classica figura delle commedie sexy e chiaramente anche di Pierino. Se la maestra ha le fattezze di Michela Miti, e tra l'altro si chiama pure maestra Bonazzi, a riprendere il costantemente ripetuto da Alvaro Vitali nel film, la maestra Bona, invece la figura del preside non è interpretata da un attore che è presente nella saga di Pierino, ma da una personalità comunque molto importante nella commedia sexy e che ha fatto spalla insieme ad Alvaro Vitali per tantissime pellicole. Mi riferisco chiaramente a Mario Carotenuto. All'interno del fumetto troviamo poi anche diverse scene e battute riprese quasi in toto da il primo film di Marino Girolami, ovvero Pierino contro tutti. Banalmente, nella prima pellicola vediamo Sofia Lombardo, che interpreta la maestra Mazzacurati, che sedendosi dietro la cattedra, la sedia si sfonda sotto il suo peso, dato che era stata sabotata dal sagace Pierino. La stessa cosa viene fatta anche all'interno di questo fumetto, però a sortirne gli effetti non è la Sofia Lombardo, che era stata truccata in maniera tale da sembrare una maestra orrenda, ma la stessa maestra Bonazzi, ovvero la Michela Miti di questa saga fumettistica, che cadrà per terra senza però rompersi il braccio come nel film succede alla Mazzacurati. Anche perché nella pellicola questo serviva per togliere dalla scena la Mazzacurati e far entrare in campo la supplente interpretata dalla Miti. Con la Miti poi c'è anche un'altra grossa differenza rispetto tra fumetto appunto e film. Pierino all'interno del film ci prova spudoratamente con la Miti, che però va dietro al professore di ginnastica interpretato da Gammino. Nel fumetto invece le cose sono un po' ribaltate. Ad andare dietro la professoressa è in realtà il preside, quindi quello con le fattezze di Mario Carotenuto, ma la professoressa sembra non starci né con lui né tantomeno con Pierino, in quanto di tendenze omosessuali. Si scoprirà poi all'interno della serie nei numeri più avanti. Quindi capite, piccoli elementi che differiscono, ma in realtà grandi elementi che ritornano. Altri due sono poi gli elementi, se così vogliamo, che ritroviamo sia nella pellicola che nel fumetto. Il primo è ad esempio la sorella di Pierino, che nel film si chiama Sabrina ed è interpretata da Cristina Moffa, mentre invece nel fumetto si chiama Anna Maria Membrino, chiaramente perché il cognome deve essere uguale, ed è questa splendida biondona che richiama un po' alla immagine della Moffa. Altro elemento in comune, le battute che Pierino fa nel film col bidello della scuola, nel fumetto invece con la portinaia dell'edificio in cui vive. Ultimissima cosa, forse la più importante, sono le battute, di stampo prevalentemente sessuale e scatologiche. Le battute scatologiche anche all'interno del fumetto sono molto importanti. A tavola 56 vediamo Pierino che con uno scoreggione megagalattico uccide una pianta, ma non solo. Addirittura nella pubblicità al termine dell'albo a fumetti troviamo uno di questi strilli ideati da Renzo Barbieri, editore fenomenale e anche soggettista e sceneggiatore di grandissimo talento, soprattutto per quanto riguarda il comico, che proprio in questa pagina di pubblicità per sponsorizzare il nuovo fumetto dedicato a Pierino scriverà che esso è il fumetto più forte di una scoreggia. Se questa non è una massima che adesso tutti noi cominceremo a ripetere ogni volta che leggiamo un fumetto che ci piace, allora stiamo sbagliando qualcosa noi. Posto tutto quello che vi ho raccontato fino adesso, andiamo però nei dettagli che fanno la differenza, ovvero tutto ciò che nel fumetto c'è, ma che non esiste all'interno del film, e che spesso e volentieri è stato comunque ripreso dalla cultura pop che circondava il 1982. Ma andiamo con ordine. Proprio in quest'annata esce un altro film di commedia molto importante perché fece record al botteghino e ancora oggi è ricordato come film di culto, ovvero Eccezionale veramente, diretto da Carlo Vanzina con protagonista Diego Abatantuono nei panni del ormai famosissimo Terruncello. Perché vi parlo di questo film? Perché dovete sapere che nel terzo numero della saga fumetti di Pierino, intitolato proprio Eccezionale, compare un nuovissimo personaggio che vestirà i panni della spalla di Pierino per tutto il resto della saga. Questo personaggio si chiama Fabio Cazzuono, il nome la dice lunga,
ed è proprio una reinterpretazione del Terruncello di Diego Abatantuono, tant'è che le fattezze sono praticamente identiche. Questo personaggio all'interno del fumetto viene da Cerignola di Foggia dopo essere stato espulso da praticamente qualunque altra scuola in Italia e ovviamente si iscriverà alla seconda F di questa scuola dell'Interland milanese, o così sembrerebbe essere, dove chiaramente c'è anche Pierino. E i due non potranno che fare comunella. Altro elemento di rottura totale tra il fumetto e il film è la componente sessuale. Se nel film questa era soltanto accennata con qualche nudo più o meno integrale della Miti, piuttosto che della maestra bellissima di turno, nel fumetto invece la componente sessuale c'è tutta. È un fumetto con scene hardcore molto molto esplicite. Banalmente c'è un personaggio in più che servirà proprio come grimaldello per scardinare questo elemento quasi pornografico, ovvero Tiziana la Bidella. Tiziana la Bidella è una donna casta e pura soltanto a parole, in realtà fa un sacco di sesso con il buon Pierino perché è appassionata proprio del suo pene di dimensioni gargantuesche e non scherzo. Questa cosa viene ripetuta tante e tante volte all'interno del fumetto. La stessa sorella di Pierino, ovvero Anna Maria, farà apprezzamenti sul pene del fratello piangendo il fatto che loro due hanno un legame di sangue, perché altrimenti, cioè, quindi capite anche voi che la componente sessuale è fondamentale. Questo fumetto è un fumetto erotico al 100%. Concludiamo questa parentesi di cultura pop citata all'interno di questo fumetto riprendendo qualche altro piccolo episodio. In realtà, prima di questo, voglio parlarvi della copertina del primissimo numero dell'82 e del suo titolo, ovvero Viva la Foca. Come ben sapete se seguite questo canale, Viva la Foca è un film di Nando Cicero uscito nel 1982 con Lori del Santo protagonista e Bombolo, un film che fece scalpore, che fu tolto dalle sale cinematografiche pochissimi giorni dopo la sua prima e che venne riscoperto soltanto in anni non sospetti da Quentin Tarantino ed Eli Roth. Una storia assolutamente affascinante, qua sopra vi linko il mio video in cui ve ne parlo. Interessante che proprio per sfruttare l'onda di questo fenomeno di culto, perché il film ebbe un successo clamoroso fin da subito, Renzo Barbieri con la sua Edi Fumetto decide di citarlo all'interno della sua serie di Pierino. Infatti la primissima copertina è proprio un richiamo a Viva la Foca, sia nel titolo, che è palese, ma anche proprio negli interpreti quasi, potremmo dire, che prendono parte alla copertina, perché la maestra che si vede in primissimo piano non è affatto la Michela Miti che ritroviamo all'interno del fumetto, ma più banalmente la Lori del Santo proprio del film di Nando Cicero, e questo direi che è assolutamente palese. Michela Miti, d'altronde, la rivedremo nella copertina del quarto numero dell'82, ovvero il Ficca Dipendente, il cui titolo dice un po' tutto, e dove in copertina rivediamo appunto una delle tante scene di Michela Miti con il suo berrettino rosso in pose abbastanza piccanti con Pierino che la scruta da dietro in maniera un po' affamata. Altre copertine interessanti, quella del 34 del dicembre 1984, ovvero i preservativi Durex, dove vengono per l'appunto citati forse i preservativi più famosi e più importanti venduti al mondo, e infine la copertina del 44esimo albo dell'ottobre 1985 intitolata Quelli della Notte, in omaggio proprio al programma televisivo che andò in onda lo stesso anno, quindi nell'85, ma da aprile, quindi insomma aveva fatto tantissimo successo e Renzo Barbieri pensò di riutilizzare il titolo all'interno del suo fumetto per accalappiare qualche lettore in più probabilmente. Se la domanda che vi sta tamburellando in testa dall'inizio di questo video è: ma questo fumetto è ufficiale, cioè è voluto dalla produzione del Pierino di Marino Girolamo e Alvaro Vitali? La risposta è in realtà molto semplice, ovvero no. Renzo Barbieri, editore appunto della Edi Fumetto, che comincia la sua carriera nel 1966 con Edizioni 66, poi Edizioni RG, poi Edizioni Segi, diventate famose per Il Simbolo dello Squalo, e infine Edi Fumetto, è assolutamente scaltrissimo, un editore molto capace che vendette milioni e milioni di copie dei suoi fumetti, e questo anche in parte proprio al suo fiuto imprenditoriale nel saper cavalcare le tendenze del momento. Pierino è di fatto la stessa identica cosa. Se nell'81 esce il film di Pierino, che ancora oggi è il più alto incasso tra i film dell'81-82,
Capite bene che lui ci vide subito un margine di profitto enorme e riprese in toto questa idea riproponendola. C'è da dire una cosa, Pierino è un personaggio senza copyright, le cui origini si perdono nel corso della storia. Non si sa nemmeno come ci sia arrivati a metterlo all'interno di tutte le barzellette, banalmente. Egli lo ritroviamo come Pierino Porcospino in alcuni libri illustrati per bambini, ma anche nel fumetto, banalmente. Nel 1909 uscirà sul Corriere dei Piccoli il giocattolo di Pierino, ideato da Antonio Rubino, uno dei più grandi fumettisti del bel paese. Ma non solo, nel 1963 la casa editrice Bianconi, diventata famosissima per i suoi fumetti umoristici, tra cui banalmente quelli di Braccio di Ferro, editerà per i testi, probabilmente i disegni sicuramente di Alberico Motta, una saga proprio su Pierino. Molto diversa e ovviamente una lettura per bambini, quindi senza sesso e parolacce come invece è il fumetto di Renzo Barbieri. Certo, tutte queste opere che vi ho citato non ricalcano pedissequamente un film come in questi casi, però capite che la figura di Pierino era di dominio pubblico. La vostra seconda domanda a questo punto sarà sicuramente sì, ma che cosa ne hanno detto di tutto ciò Alvaro Vitali e Marino Girolami? Marino Girolami assolutamente nulla. Alvaro Vitali più volte si è detto lusingato della creazione di questo fumetto ed è forse uno dei pochissimi attori che si è esposto pubblicamente per ringraziare di un rifacimento sulle sue fattezze di un fumetto erotico, perché dovete sapere che non è la prima volta che viene fatto un fumetto erotico ricalcando le fattezze di attori più o meno famosi. Per Renzo Barbieri in realtà questo è un modus operandi assolutamente rodato. Nel 1973 fa uscire Lando, personaggio anche qua comico sulle fattezze di Celentano. Nel 1975 uscirà Il Tromba, le cui fattezze ricordano quelle di Gianni Nazareno, mentre invece nel 1976 la brevissima saga, ma comunque meravigliosa, di Igor, dove il personaggio principale è proprio l'Igor di Marty Feldman di Frankenstein Junior. Ovviamente non si parla esattamente di lui, ma le fattezze e il tipo di comicità sono praticamente gli stessi. Non soltanto Renzo Barbieri, poi, anche Giorgio Cavedon, suo socio iniziale, suo concorrente, dopo con Edi Periodici, farà uscire nel 75 Il Montatore, in cui il personaggio principale ha le fattezze di Lando Buzzanca. Voci di corridoio non attestate, non certificate, dicono che in quel caso Lando Buzzanca abbia denunciato la casa editrice per avere i diritti dell'opera. Però nulla di questo è certo. Capite bene che comunque questo era un fenomeno assolutamente normale nell'Italia degli anni 70-80. Non possiamo però chiudere questo video senza parlare degli artisti che hanno lavorato a questo fumetto. E dico artisti perché si tratta di professionisti assolutamente conclamati. Alle sceneggiature e ai soggetti abbiamo Renzo Barbieri, di cui abbiamo già abbondantemente parlato, che oltre a essere un grandissimo editore era anche un ottimo scrittore, accompagnato in questo caso da Giuseppe Pederiali. Firmato sempre come Rubino Ventura per celare il suo vero nome, egli in realtà scrisse tantissime opere a fumetti per la casa editrice di Renzo Barbieri, tra cui ne dico giusta una su mille, la Biancaneve delle sexy favole della Edi Fumetto. Quindi capite, un titolo che vendette migliaia e migliaia di copie, esattamente come Il Pierino scritto da loro due insieme. Parlando di disegni, invece, abbiamo gli interni fatti da Stelio Fenzo, disegnatore assolutamente importantissimo, qua firmatosi sempre come Esteban Gutierrez per nascondere ancora una volta la sua identità. Il buon Fenzo lavorò a tantissime riviste famosissime del periodo, il Vittorioso, il Giornalino, ma lavorò, pensate, anche oltre oceano, anzi oltre manica, in Inghilterra con la Fleetway e la Thompson, case editrici per cui curò diversi fumetti, principalmente gialli e rosa. In patria invece lavorò a strettissimo contatto con Ugo Pratt, pensate che fu proprio lui a riprendere il Capitan Cormoran di Pratt e creare nuove storie intitolate poi come Capitan Mock, e lavorò tra le altre cose anche a Sergeant Kirk di Ugo Pratt. In ambito erotico invece lo troviamo dalla distinta concorrenza, ovvero da Edi Periodici nel 1968, con una serie che ebbe un ampio successo, ovvero Giungla, che vede appunto al centro della scena questa Tarzanide, questa ragazza che si rifà appunto a l'uomo delle scimmie,
che ebbe un successo molto bello e che disegnate in maniera assolutamente strepitosa. Lo stile di Stelio Fenzo è vibrante, graffiante, ma anche morbido, riesce a rendere alla perfezione le espressioni facciali e i movimenti dei singoli personaggi, due cose che sono di fatto sempre importanti in ogni fumetto, ma in ambito di commedia ancora di più, perché serve a dare dinamismo a un'opera che altrimenti potrebbe addirittura rischiare di essere statica. Cosa assolutamente evitata dalla bravura appunto di Fenzio, ma anche dalle storie e dai dialoghi ideati da Renzo Barbieri e Giuseppe Pederiali. In ultimo, ma non di importanza, le cover curate tutte da Gianni Pinaglia. Gianni Pinaglia, anche qua artista conclamatissimo, che lavora di fatto a tutte le copertine delle testate comiche erotiche della Edi Fumetto, tra cui Teste di Punta, Il Tromba e Lando. La serie di Pierino Fumetti ebbe un successo assolutamente clamoroso nel corso degli anni. Pensate che nel 1989, sotto l'etichetta A Grande Richiesta, la Edi Fumetto ristampa i primissimi tre numeri e nel corso dei 55 numeri che compongono la serie uscirono addirittura 5 supplementi, tra cui due molto interessanti. Uno nel numero 4 del giugno 1982, in cui abbiamo, come le racconta Pierino, un albo di barzellette al cui interno troviamo vignette e disegni inediti, per il resto è appunto un albo di barzellette, molto simile come impostazione al Pera Tunso attuale, ma assolutamente sboccato e volgarissimo e per questo divertentissimo. Un altro supplemento invece non è uscito direttamente in Pierino, ma al numero 106 de Il Tromba, di cui abbiamo già parlato notevolmente, ed è proprio il secondo volume, per così dire, di Come le racconta Pierino, con nuove barzellette e ovviamente nuove vignette e disegni. Ora, capite quanto quest'opera rese economicamente la casa editrice di Fumetto ed ebbe un successo clamoroso proprio perché la gente si era innamorata atavicamente del personaggio di Pierino, interpretato da Alvaro Vitali, e ne voleva assolutamente di più. La dice lunga il fatto che l'ultimo film proprio di Pierino esca nel 90, ovvero 9 anni dopo rispetto alla primissima pellicola. Il successo è veramente clamoroso e ancora oggi, per chi non conosce la saga di Pierino se non di nome, riconosce in Alvaro Vitali questo incredibile personaggio. Vi ringrazio come sempre per essere stati qua ad ascoltarmi ciarlare di cose nerdissime, spero che questa nuova rubrica vi piaccia, vi chiedo gentilmente di commentare questo video dandomi un vostro parere dato che è il primissimo video e se quest'ultimo vi è piaciuto, come al solito la mia richiesta è quella di condividerlo sui social, alla mamma, a chi volete in maniera più assoluta, di mettere un bel like e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale. Nel frattempo io vi ringrazio e ci vediamo, probabilmente o chissà, la prossima settimana. Ciao ciao!